Buongiorno a tutti, benvenuti a questa conferenza stampa che ha quale obiettivo illustrare il bilancio di attività 2021 della Polizia Cantonale. Quali relatori il consigliere di Stato, nonché direttore del Dipartimento delle Istituzioni Norman Gobbi, il comandante della Polizia Cantonale Matteo Cocchi e il capo gendarmeria della Polizia Cantonale Marco Zambetti. Dopo i loro interventi sarà dato spazio alle vostre domande. Cedo ora la parola al consigliere di Stato Norman Gobbi. Grazie mille Stefano, signor comandante, caro Matteo, signor capo della gendarmeria, caro Marco, gentili signore, egregi signori, vi saluto a questa conferenza stampa che fa il punto la situazione del 2021, nella quale entreranno più nel dettaglio il comandante e il capo della gendarmeria per quello che sono i dati meramente statistici. Il mio intervento è quello di una retrospettiva sugli ultimi 10 anni, da quando c'è stato un cambio a livello di direzione della Polizia Cantonale, con una serie di misure adottate nel tempo, sia dal punto di vista organizzativo, sia dal punto di vista dell'adeguamento degli effettivi a favore della Polizia Cantonale e il miglioramento delle condizioni logistiche in generale. È importante ribadire come le nuove sfide lanciate dalla criminalità richiedono nuove e organizzazioni sempre più flessibili e capaci di rispondere alle nuove sfide. E in parallelo evidentemente anche un miglioramento di mezzi a supporto dell'attività di polizia che vanno dalla logistica all'informatica e quant'altro. I soldi quindi spesi per la sicurezza sono un investimento a favore di ogni cittadina e di ogni cittadino del nostro cantone, ma anche del nostro paese, perché lo ricordo, siamo sempre la porta sud della Confederazione e nel mio intervento lo ribadirò. Anche però a favore evidentemente dell'economia, perché condizioni di sicurezza stabili sono la premessa per una crescita e una libertà economica e rispettivamente il benessere generale della nostra società. Spese che per la sicurezza, ribadiscono, sono aumentate negli anni ma sono state stabilizzate, questo a fronte di altre spese pubbliche che sono invece aumentate in maniera esponenziale. Partiamo dal 13 luglio del 2011, quando il Consiglio di Stato ha scelto e nominato Matteo Cocchi come nuovo comandante della Polizia Cantonale in sostituzione di Romano Piazzini, che aveva chiesto di essere prepensionato. E con il 1° di ottobre di quell'anno Matteo Cocchi ha ripreso la funzione e evidentemente con piena soddisfazione non solo del sottoscritto ma anche del Consiglio di Stato, quindi che ha confermato questa bontà di scelta fatta ormai 10 e passa anni fa. Sin dall'inizio dell'attività di Matteo Cocchi in seno alla direzione della Polizia Cantonale abbiamo iniziato un lavoro di ripensamento della struttura, un ripensamento anche delle modalità in cui si lavora, proprio per anche adeguarsi sempre di più a un'evoluzione del nostro territorio ma anche della nostra società, una società sempre di più a 24 ore di attività e non più solo negli orari canonici di ufficio. Nell'ambito dell'operatività si è fatto diverse cose dal punto di vista anche della scelta definitiva di un comando. Ricordo che il comando della Polizia Cantonale era presso gli stabili dell'AIT Carasso, Monte Carasso, e questo evidentemente è diventato a poco il tempo un'instabilità anche per scelte dovute a un processo lungo, e devo dire che la Polizia Cantonale ha sempre vissuto in passato dei problemi nel far passare determinati progetti anche di carattere logistico. Si è arrivati poi all'edificazione nel comparto dell'ex arsenale di Bellinzona e Saliggi, un nuovo comando con anche gli spazi per la scientifica, uno stabile moderno con tutti però i problemi anche degli aspetti di tecnologia che i parametri Minergy richiedono, ma evidentemente questa è una cosa che dobbiamo discutere con la logistica ed è stata risolta. Il nuovo comando in via Checherio alla fine è stato un po' l'inizio di quello che è un'evoluzione sulla quale ritornerò, che ha permesso poi di realizzare la CECALMA, che poi vedrà anche prossimamente ulteriori investimenti. Sempre nel 2013 è arrivata la nomina del sostituto comandante Lorenzo Utter, che era comandante della Polizia Cantonale di Svitto, quindi un ticinese che era immigrato a nord delle Alpi per varie funzioni e attività sia di interesse nazionale, pensando alla Centrale Nazionale d'Allarme, rispettivamente poi a favore del Canton Svitto e del concordato di polizia della Svizzera Centrale, siamo riusciti a portare in casa le sue competenze che a favore dello Stato Maggiore, quindi con tutte le attività di supporto tecnico ma anche operativo, pensando alla riorganizzazione che poi arriverà.
Sempre nel 2013 è iniziato il nuovo sistema di gestione delle informazioni personali dei turni di servizio, quindi una modalità sempre più moderna anche nel recuperare le informazioni di come i nostri agenti di polizia vengono impiegati nei turni e nelle ore di lavoro, proprio nell'ottica di essere sempre più trasparenti e anche conformi a una rendicontazione che deve essere fatta, pensando in particolar modo alle impieghi che dobbiamo fare a favore, in particolar modo anche delle autorità federali. L'obiettivo era proprio quello di gestire in maniera centrale queste informazioni che invece prima, con l'organizzazione che c'era ancora nel 2013, erano molto sparpagliate, quindi i singoli posti gestivano loro le informazioni, rispettivamente i reparti mobili altrettanto e rispettivamente i commissariati della giudiziaria. Con questo sistema evidentemente c'era maggior trasparenza e anche una maggior verifica da parte del comando e delle risorse umane. Sempre nel 2013 è stato avviato il progetto FUELS, quindi il supporto alla condotta in condivisione con l'amministrazione federale delle dogane. Un sistema informatico di condotta che era l'evoluzione naturale di un sistema che era ancora molto antico dal punto di vista della condotta. Pensiamo solo al cambio del sistema radio che è avvenuto nel corso degli ultimi 10 anni. I primi tablet che erano stati inseriti nelle pattuglie, beh, questo è stato un passo importante grazie anche all'introduzione per la CECO di un sistema informatico integrato che permetteva di avere la visione di dove si trovavano e dove si trovano le pattuglie sul territorio, rispettivamente di poter attivare le pattuglie più vicine grazie alla geolocalizzazione. Questa è un'evoluzione positiva soprattutto degli applicativi e del supporto all'interventistica, perché prima bisognava fare il giro di chiamate radio e poi bisognava vedere chi era la pattuglia più vicina a un luogo di un evento. Questo evidentemente oggi è superato grazie proprio al supporto della tecnica, ma anche poi all'inserimento, e lo vediamo dopo, anche delle polizie comunali oltre che delle guardie di confine. Quindi questo sicuramente è stato un passo in avanti per meglio rispondere, beh, a cosa? Alle chiamate, al 117, alle urgenze, quindi ai bisogni di persone e aziende sul nostro territorio. Nel 2014 è stato approvato dal Consiglio di Stato l'aumento progressivo di 50 unità dei posti autorizzati entro il 2017, quindi il primo step di adeguamento degli effettivi dopo che è stato presentato un ampio studio su quello che era la situazione attuale, le sfide, l'organizzazione. Ricordiamo sempre che comunque il Canton Ticino è un cantone che è sì di 360.000 abitanti, ma giornalmente sul proprio territorio ha perlomeno 60.000 lavoratrici e lavoratori frontalieri, quindi diventiamo già 420, più o meno qualche migliaio di turisti che nei periodi di punta ci porta quasi a essere 500.000 abitanti o persone presenti sul territorio, quindi oltre a quelli in transito, quindi sicuramente è un elemento da considerare nel definire il bisogno di effettivi della Polizia Cantonale, che evidentemente risponde alla popolazione residente ma anche chi è qui provvisoriamente sul nostro territorio come turista o come lavoratore. Questo è stato fatto con delle varianti, è stata variante MIDI, quindi la variante di mezzo che venne scelta in quel momento dal Consiglio di Stato come variante più adeguata per rispondere, ma poi evidentemente non è stato l'unico passo fatto. In parallelo, proprio perché se si adeguano gli effettivi c'è necessità di avere una visione strategica dal punto di vista logistico, quindi dove andare a strutturarci, dove essere presenti, dove creare dei punti saldi, e evidentemente qui è stato fatto proprio delle scelte con dei comparti strategici a livello regionale. Il raggruppamento dei servizi centrali presso il comando, quindi nell'ambito del comparto dei saleggi, e rispettivamente due punti d'appoggio ancora in quel momento con Camorino e Noranco, come confermati a livello di pronto intervento, allora reparti mobili. E evidentemente poi c'era tutto l'ambito del Luganese con i commissariati e la polizia giudiziaria, rispettivamente quanto previsto per le gendarmerie territoriali sul territorio. Se aumentano gli effettivi deve aumentare anche però quello che è la vicinanza al cittadino. Grazie a questo adeguamento degli effettivi è stato possibile anche riorganizzare la gendarmeria creando 4 regioni, prima con la precedente organizzazione, quindi quella prima del 1 luglio 2015, avevamo 2 reparti mobili, uno le sopraceneri e uno le sottoceneri, un reparto speciale, e evidentemente quello era un po' un handicap dal punto di vista della prossimità.
soprattutto con la fragilità degli assi e anche l'intensità di frequentazione degli assi era un problema. Quindi si è arrivati, grazie anche all'adeguamento degli effettivi, a una nuova organizzazione, quindi 4 regioni di gendarmeria, più la creazione del reparto del traffico, quindi la polizia stradale, e in questo modo si è migliorato quello che è la vicinanza della polizia cantonale al territorio, garantendo anche qui, pensando alle richieste che arrivavano dal Mendrisiotto, una presenza 24 ore su 24 con uno sportello 24 ore su 24, quindi in rispondenza anche alle richieste di comuni e popolazione che chiedevano un maggior presidio da parte della polizia cantonale. È stato creato anche la sezione operativa presso lo Stato Maggiore, quindi sotto il sostituto comandante Uter, una sezione che è a supporto di tutti gli altri reparti, alimentata da agenti dei vari reparti, ma che è soprattutto orientata a quello che sono l'interventistica per situazioni particolari, rispettivamente in caso di necessità, a coprire maggiormente un territorio rispetto a un altro, ed è una delle cose che hanno fatto sempre più spesso, pensando in particolar modo anche al contrasto della criminalità quando colpiva soprattutto le fasce di confine. Sempre nell'ambito della riorganizzazione, anche la polizia giudiziaria è stata riorganizzata nel 2015 con 3 reparti distinti, prima invece erano un po' un mix con solo alcune funzioni e soprattutto condotti ogni reparto da un ufficiale, quindi con dei commissariati, uno dei sottoceneri e l'altro dei sopraceneri, per Bellinzona, Locarno, rispettivamente Lugano e Chiasso, e in più dei reparti specialistici a supporto. Quindi un intervento di organizzazione anche per quanto riguarda la polizia giudiziaria, ma evidentemente soprattutto anche nell'ottica di qui essere più presenti nelle risposte. Quello che poi è stato anche l'introduzione del servizio tecnico per i servizi del comando è soprattutto un supporto, proprio perché sempre di più abbiamo bisogno di meccanici e sempre di bisogno meno di meccanici, sempre di più avremo bisogno di informatici e specialisti in telecomunicazioni, proprio perché comunque molta dell'attività è sempre di più svolta anche con la tecnica e l'informatica. Sempre nel 2015 sono iniziati i lavori presso di edificazione della CECAL, una centrale cantonale d'allarme, in quel momento veniva già chiamata unica, che è poi diventata unica davvero nel tempo, un inizio di un cantiere importante proprio accanto al comando per garantire quella prossimità in caso di necessità. Sempre nel 2015 è stata rivista l'ordinanza per la legge sulla protezione della popolazione, quindi con il regolamento è stato definito come lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta viene attivato rispettivamente come viene composto. È stato un cambio importante perché fino a quel momento il capo dello Stato Maggiore Cantonale di Condotta era il capo della sezione militare protezione popolazione. Il cambio importante è stato di affidare al comandante della Polizia Cantonale il comando dello Stato Maggiore e al capo sezione militare protezione popolazione la funzione di sostituto capo dello Stato Maggiore. Quindi sicuramente un elemento importante, rispettivamente anche l'inserire un po' tutto quello che era l'ambito tecnico, che non è solo polizia, militare, protezione civile, protezione della popolazione, ma tutti quegli ambiti di carattere tecnico a protezione della popolazione, ma anche per quanto riguarda il laboratorio cantonale, lo abbiamo visto in questo tempo anche l'inserimento del farmacista cantonale piuttosto che il medico cantonale che erano già presenti, il 144, il 118, tutti quegli organi che hanno un ruolo importante, pensando anche al Dipartimento del Territorio con le catastrofi naturali. Questo cambiamento è stata una buona premessa per gestire al meglio quello che è stato il 2016, dove l'highlight sicuramente dal punto di vista dell'evento pubblico è stato l'apertura di Gottardo 16, un'attività di valenza internazionale con 4 capi di Stato presenti a Pollegio e Hersfeld, rispettivamente un impiego su 2 cantoni, un unicum con un solo capo impiego che era Lorenzo Utter. È stato sicuramente per la Polizia Cantonale un ottimo esercizio di coordinamento tra cantoni, rispettivamente tra partner della sicurezza, pensando all'impiego anche dell'esercito che era presente con i sistemi di protezione aerea, rispettivamente tutta la gestione di un flusso importante di persone durante la fase della giornata ufficiale, ma anche durante i giorni di apertura e inaugurazione aperti al pubblico. Subito dopo è scattata quello che è stata la pressione migratoria alla frontiera sud, quindi ancora dimostrazione che per quanto riguarda la nostra posizione territoriale siamo la porta d'entrata. Ricorderete il 2016,
L'estate l'abbiamo passata sì facendo vacanza, ma soprattutto telefono a gestire operativamente quello che era le procedure di riammissione dei migranti che entravano sul nostro territorio, non chiedevano asilo e quindi dovevano essere rimessi verso l'Italia. Venne attivata, grazie anche all'esperienza svolta durante l'esercitazione Odescalc, in cui erano già state individuate diverse località nel Mendrisiotto, il centro di riammissione semplificata che era lì in quel momento a Rancate, e evidentemente è stato un po' il fatto di aver già riconosciuto un po' il territorio durante l'esercitazione Odescalc un vantaggio dal punto di vista strategico per gestire al meglio quello che era la situazione migratoria, tant'è che poi è stato recentemente chiuso il centro di Rancate e trasferito il centro di riammissione presso la Protezione Civile di Stabio. Nel 2016, dal punto di vista organizzativo, abbiamo proposto al Gran Consiglio come Consiglio di Stato l'acquisto e la realizzazione degli spazi presso il CPI di Mendrisio, quindi Centro di Pronto Intervento, proprio nell'ottica di mettere assieme le forze nei vari comprensori. Ecco, l'opportunità che si è presentata discutendo con la città di Mendrisio era quella di inserirsi come Polizia Cantonale presso il CPI di Mendrisio, in cui c'è già la Polizia Comunale e la Protezione Civile e i pompieri del Mendrisiotto. Beh, l'opportunità è stata proprio quella di accrescere quello che è un presidio da una parte, ma anche un coordinamento tra le forze di intervento sul territorio. Come detto, l'esercitazione Odescalchi nel 2016 si è tenuta con pieno successo, ricordo con la presenza anche del consigliere federale Parmonè, esercitazione che verrà ripetuta quest'anno, se tutto va come deve andare, verrà mantenuta e sarà svolta nel mese anche questo di giugno del 2022. Nel 2017 si è adeguato anche il sistema informatico della Polizia Cantonale agli standard svizzeri, una razionalizzazione delle risorse perché c'è bisogno di armonizzare sempre di più quello che sono i processi informatici, proprio per integrare sempre di più l'operatività al fronte. Nell'ambito dell'armonizzazione informatica e anche delle comunicazioni, la Polizia o le Polizie Cantonali stanno facendo un grande lavoro dal punto di vista dei progetti comuni, proprio per evitare che ogni cantone faccia i suoi piccoli progetti, si mettono assieme le necessità, si creano dei pacchetti che poi possono essere acquistati e utilizzati da tutte le polizie cantonali. Questo sicuramente è intelligente dal punto di vista di un uso razionale delle risorse, perché lo sappiamo benissimo, i progetti informatici di solito sono molto importanti e anche la Confederazione ci insegna che difficilmente poi hanno dei budget che vengono rispettati. Qui devo dire che la condotta disciplinata ha permesso fin qui di portare a casa dei ottimi risultati. E su questo evidentemente poi abbiamo presentato un messaggio. Nell'ambito del 2018 abbiamo fatto alcune revisioni interne dal punto di vista organizzativo, niente di stratosferico, ma importante pensando soprattutto adesso al fatto che si è appena chiuso il concorso per la Polizia. Abbiamo creato il centro di formazione regionale con la sezione della formazione, che ha permesso poi di diventare un punto d'appoggio importante per quello che è il concetto di formazione in ambito di Polizia su delle Alpi, tant'è che a Giubiasco formiamo non solo gli agenti della Polizia Cantonale e delle Polizie Comunali, ma anche agenti della Polizia Ferroviaria, della Polizia Militare e di Polizia di altri cantoni, pensando ai colleghi del Canton Grigioni di madrelingua italiana. Quindi questo sicuramente un aspetto importante che poi ha portato anche all'evoluzione del concetto di brevetto di Polizia e di formazione, che da un anno è passata a 2 anni dal punto di vista federale. Nel 2018 abbiamo inaugurato la CECAL, quindi con un tetto unico per diversi partner che potete leggere, quindi una scelta strategica vincente, quella di avere sotto lo stesso tetto, da un lato la Polizia Cantonale con la sua centrale di condotta, le guardie a fianco, e poi come sapete nel tempo abbiamo inserito anche tutti gli altri partner dal 118 al 144, quindi davvero un aspetto importante e anche un unico a livello svizzero, perché siamo l'unico cantone che sotto lo stesso tetto, nella stessa centrale, gestisce tutti i numeri di urgenza oggi. Questa è stata anche la premessa poi per andare verso le polizie comunali, quindi di poterle anche integrare dal punto di vista del sistema di coordinamento immediato tra centrale e pattuglie, quindi col FUELS è stato esteso anche alle polizie comunali, quindi abbiamo il monitoraggio di tutte le pattuglie sul territorio, non solo della Polizia Cantonale, non solo delle guardie, ma anche delle polizie comunali. Questo è sicuramente una risposta intelligente a quello che era una potenziale dispersione di risorse, quindi indipendentemente dall'evento, la prima pattuglia, quella più vicina, scatta e poi evidentemente semmai chi è competente arriverà dopo, ma l'importante è da dare una risposta immediata. Sempre nel 2020, in autunno, si è arrivati al
l'insediamento presso il CP di Mendrisio, quindi con una nuova struttura per il Mendrisiotto, con una garanzia delle pattuglie 24 ore su 24, rispettivamente con il riordino anche dei compiti presso il punto di Chiasso con il centro di controllo per i flussi migratori. A nord invece è stata posata la prima pietra per quello che sarà un investimento di 250 milioni con il centro di controllo veicoli pesanti che dovrebbe essere inaugurato nel corso del prossimo anno, o la fine di quest'anno, per la fine di quest'anno. Questo sarà un aspetto importante in risposta anche a quello che è il controllo sui flussi nord-sud, rispettivamente anche alla gestione del traffico pesante sul nostro territorio, ma anche a favore della sicurezza per il Gottardo, ma non solo, oltre che anche per la sicurezza di carattere ambientale. Nel 2021, come detto, si è concluso l'iter di riordino nell'ambito della CECA, quindi con l'arrivo anche della Federazione Cantonale delle Ambulanze con il 144 si è arrivati davvero a fare un cappello unico rispondendo a questa centrale unica d'allarme che sta dando i suoi frutti, lo abbiamo visto poi nella gestione dei vari eventi, quelli anche più problematici. Sempre nel 2021 sono state create le premesse per il quarto reparto di polizia giudiziaria, che poi sarà un tema che sarà affrontato durante la seconda conferenza stampa con la polizia giudiziaria e il Ministero Pubblico, che ha permesso anche qui di gestione una gestione centralizzata delle informazioni sensibili di polizia a favore di un'attività di intelligence sul territorio, quindi sicuramente un passo importante. Se diamo però, oltre ai dati aneddotici presentati sin qui, uno sguardo anche ai dati su quello che sono l'evoluzione dei fenomeni negli ultimi 10 anni, sostanzialmente riscontriamo una lenta ma regolare diminuzione degli incidenti stradali, pur essendo maggiormente frequentate le nostre strade, quindi significa che l'attenzione aumenta, rispettivamente anche la prevenzione sta funzionando. Anche in ambito di infrazioni al codice penale si tratta di una diminuzione costante con alcune risalite. Evidentemente il 2020 fa un po' poco stato, perché evidentemente le frontiere erano presidiate non per motivi di sicurezza ma per motivi di sicurezza sanitaria, quindi di prevenzione sanitaria. C'è stato sicuramente meno movimentazione, difatti vedete una forte diminuzione e sostanzialmente un allineamento della discesa regolare tra il 19 e il 2021 per le infrazioni in generale. Qui lo vediamo in maniera molto più chiara prendendo i dati del 2011, del 2019 e del 2021. Sostanzialmente vediamo che piano piano stiamo arrivando a un dimezzamento delle infrazioni del codice penale. Non significa che la gente denunci meno, anzi la gente si presenta regolarmente a denunciare anche i furti di biciclette e beni, perché evidentemente c'è anche un aspetto assicurativo, quindi comunque la gente è stimolata a denunciare fatti e furti e quant'altro, quindi però significa che le misure presentate prima dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista di adeguamento degli effettivi, di supporto all'attività, danno i loro frutti con un'importante diminuzione e costante diminuzione dei reati, facendo paragone anche tra 2019 e 2021, è lì da vedere circa un 7-8% in meno. Per quello che sono le infrazioni contro la vita e l'integrità della persona, qui invece abbiamo qualche problemino in più. È un fenomeno, se guardiamo sugli anni, più o meno stabile, con alcuni picchi nel 13, nel 16 e adesso anche nel 21. Questo è un elemento che evidentemente pesa dal punto di vista dell'impatto sociale e psicologico sulla popolazione, perché evidentemente poi le vittime hanno delle conseguenze, rispettivamente anche nell'ambito dell'interventistica richiedono un intervento immediato. Qui entrano i vari fenomeni su quali poi si potrà ritornare, ma evidentemente è uno di questi ambiti in cui c'è preoccupazione. L'uso sempre più frequente della violenza per risolvere problemi interpersonali, ma non solo, evidentemente è un tema da affrontare non solo dal punto di vista dell'interventistica, quindi della repressione, ma soprattutto nell'ambito della prevenzione. Per quanto riguarda i furti, anche qui vediamo un'importante e regolare diminuzione, con una fortissima diminuzione nell'ambito dei furti in generale, di cui anche quelli con scasso, quindi sostanzialmente un quarto di quelli che erano nel 2011 sono stati registrati nel 2021, da 2500 a quasi 700, e anche i furti nei veicoli, che hanno avuto un po' un riaumento nell'ambito del 16-17, soprattutto in parallelo a quello che erano i flussi migratori, comunque c'è stato anche qui una costante diminuzione.
Per quanto riguarda le rapine, che non sono solo le rapine presso i distributori o le banche, ma sono anche le rapine sulla strada quando viene strappata una borsetta rispettivamente con violenza, rispettivamente una collana, un orologio, evidentemente sono fenomeni che anche questi impattano dal punto di vista emotivo e della cronaca, ma se guardiamo l'evoluzione dal 2011-12 in avanti, comunque abbiamo visto anche qui una forte diminuzione, un aumento però dei casi nel 2021 rispetto al 2019. Non importantissimo, ma comunque sempre un aumento da 34 a 39. Per quanto riguarda gli incidenti stradali, qui si tratta di una regolare diminuzione che c'è stata nel tempo, data magari anche sicuramente dalla tecnologia che permette di supplire alla disattenzione umana talvolta, però gli incidenti, lo sappiamo, hanno subito dei impatti non indifferenti su quello che è il traffico, le ore di coda, pensando soprattutto a quello che succede sull'autostrada nei momenti di punta. Una disattenzione evidentemente crea sempre una lunga coda. Da parte mia ho terminato. Grazie. Ringrazio il direttore. Passo ora la parola al comandante della Polizia Cantonale, Matteo Cocchi. Grazie. A lungo andare solo il capace ha fortuna. Questa frase del commediografo Meandro ritengo racchiude in sé molteplici aspetti positivi e che illustrano il 2021 della Polizia Cantonale. Capacità, motivazione, tenacia e coraggio sono infatti caratteristiche importanti che hanno contraddistinto l'attività dell'anno scorso e hanno permesso al Corpo della Polizia Cantonale di raggiungere le mete prefissate nella lotta alla criminalità. Guardando la presentazione del direttore si può dire che in 10 anni abbiamo avuto una grande evoluzione e abbiamo dato delle risposte, soprattutto già nell'ambito della visione 2019, che oggi è stata trasformata nella visione 2025, che ci deve spingere comunque a continuare su questa linea, soprattutto perché è importante non rimanere fermi, ma è importante essere pronti a reagire. È chiaro che da un lato abbiamo un lento ritorno alla normalità, abbiamo l'allentamento delle restrizioni, ma questa situazione non ci deve portare a fermarci, questa situazione ci deve portare a continuare nella preparazione, nella pianificazione e nel pensare che cosa può capitare. Differenti elementi che abbiamo inoltrato negli anni, il rinnovo della legge sulla protezione della popolazione, la fortuna di poter edificare la cieca, ecco, sono tutte situazioni che sia da un punto di vista politico sia da un punto di vista operativo ci hanno permesso di dare delle risposte chiare a delle situazioni che si sono create. E proprio perché la flessibilità e la capacità di adattamento sono importanti per un corpo come la Polizia, ecco che grazie a questa flessibilità, a questa capacità di adattamento, anche nel 2021, a fronte di cambiamenti, a fronte di una continuazione della pandemia, ecco che la Polizia e i quadri e coloro che si sono impegnati durante gli ultimi 2 anni hanno saputo portare avanti questa innovazione e questa capacità di dare una mano e di essere a supporto ad altre istituzioni. Non solo nel Canton Ticino, ma in tutta la Svizzera, le polizie cantonali hanno appoggiato in maniera attiva e durante molti mesi i dipartimenti toccati nell'ambito di tutte quelle conseguenze che abbiamo vissuto a livello di pandemia, che forse oggi è in secondo piano, forse oggi è ancora lì latente, esiste, c'è, ci deve comunque portare ad affrontare comunque delle situazioni con attenzione. La nuova problematica legata ai rifugiati dall'Ucraina, ecco che è qualcosa che fino all'altro ieri non si pensava dovessimo affrontare, ecco che sicuramente anche questa problematica porterà la flessibilità e la capacità di adattamento delle istituzioni a trovare delle istituzioni che dobbiamo preparare in anticipo. Il monitoraggio del disagio giovanile, ecco che nel 2020, nel 2021, penso che chi qui è genitore lo può confermare, chi un po' più di tutti ha sofferto l'isolamento, ha sofferto un cambiamento repentino del modo di comportarsi, sono stati i giovani. Devo dire che in Ticino non abbiamo una problematica forte, ma abbiamo un disagio che dobbiamo monitorare. Abbiamo iniziato un monitoraggio molto stretto in collaborazione con gli enti, in collaborazione con i comuni, in collaborazione con le polizie comunali e devo dire che questo monitoraggio e questo seguire l'evoluzione della situazione ci ha permesso di detettare alcuni problemi che ritengo non siano gravi ma che ci portano comunque a dover continuare ad osservare, ad monitorare e soprattutto a collaborare tra enti.
Ecco che a differenza forse di quando ho iniziato la mia attività nel 2011, oggi nell'ambito giovanile la collaborazione tra i vari dipartimenti e tra le varie istituzioni è molto più aperta e ci permette anche, soprattutto in ambito di prevenzione, di fare bene il nostro lavoro. Proprio perché si parla di giovani bisogna parlare anche di formazione. La formazione è evoluta. Oggi la scuola di polizia ha un corso che si basa su 2 anni. Ecco che proprio durante l'anno scorso è stata terminata il primo giro a livello nazionale, proprio il Ticino è stato il primo cantone ad eseguire gli esami federali con il nuovo brevetto degli agenti di polizia terminati alla fine del mese scorso. Ecco che gli agenti sono passati, diciamo, sotto il nuovo iter formativo e che ha permesso da un lato di portare il centro di Giubiasco a livello federale ad essere riconosciuto in maniera ottima, ad essere uno dei motori trainanti anche con i suoi quadri, i suoi funzionari dirigenti nell'ambito della formazione a livello nazionale e che appunto ha permesso di chiudere il primo cerchio della formazione proprio negli ultimi mesi. Un altro elemento importante è stato quello di inizializzare la formazione degli assistenti di polizia. Anche gli assistenti di polizia oggi sono obbligati a seguire un iter formativo che è riconosciuto a livello federale e il Ticino ha formato anche l'anno scorso un gran numero di assistenti di polizia proprio per dare quella risposta di cui alcuni comuni e anche la polizia cantonale ha richiesto. Il consolidamento della CECAL, ne ha parlato a lungo prima il direttore, la centrale comune d'allarme è stato quasi un regalo poterla avere e poter avere una centrale comune d'allarme a disposizione durante la pandemia, durante le operazioni che abbiamo condotto negli ultimi anni. Sarebbe stato problematico inizializzare tutta una serie di lavori pianificatori di lavoro in una situazione come era quella nel 2020 e nel 2021 e quindi qui è importante anche dire che la politica ha dato una risposta immediata, ha dato una risposta molto veloce alle richieste sia operative sia strategiche della polizia e con il consolidamento anche del fatto che dal 2021 il 144 lavora sotto lo stesso tetto, ecco che abbiamo chiuso un cerchio che quasi 20 anni fa era stato un po' dimenticato e grazie anche alla pandemia siamo riusciti a richiudere proprio per dare una risposta di celerità e di presenza soprattutto chi chiama. Un dato importante, ecco, si vede nel 2021 le chiamate alla CECAL sono diminuite del 31%. Ecco, ricordo che nel 2020, durante la pandemia, le chiamate alla CECAL non erano unicamente delle chiamate di richiesta di aiuto o di richiesta di intervento della polizia, ma la CECAL con la centrale del 144 e le hotline messe a disposizione del cittadino dava una risposta a una miriade di richieste. Quindi anche qui una diminuzione che però, come vedete, 254.330 chiamate fa sì che alla CECAL di Bellinzona le chiamate giungono 24 ore su 24 e sono innumerevoli e soprattutto bisogna dare una risposta celere al cittadino che chiede aiuto. Nel 2021 è stato terminato il progetto di creazione del reparto 4 della Polizia Giudiziaria, come bene ha detto il direttore, verrà ancora tematizzato nell'ambito della conferenza stampa del capo della Polizia Giudiziaria con il procuratore generale. È un progetto che ha concluso una fase di creazione di un reparto che è a disposizione di tutto il corpo della Polizia Cantonale. Ecco che all'interno di questo reparto lavorano tutta una serie di agenti delle aree operative che si occupano di informazione, che si occupano di analizzare le informazioni e soprattutto, ed è questo il punto centrale, di poter poi dare un output all'operatività per capire quali sono i fenomeni, dove si sviluppano i fenomeni e quali poi risposte la direzione della polizia e i vari reparti devono mettere a disposizione delle situazioni che si creano. Ecco, questo è stato non un inventare qualcosa di nuovo, ma è stato quello di raggruppare all'interno di una sede unica tutte quelle attività di ricerca, di informazione, di analisi, perché è importante dirlo, e ringrazio anche Paolo Bernasconi presente in sala, chi lavora e analizza i dati permette poi di fare l'operatività. Quindi una polizia che non analizza i dati, una polizia che non segue l'evoluzione, non può in un mondo moderno, quello di oggi, essere al passo con i tempi. Quindi grazie a queste analisi e grazie a questi dati si riesce a pianificare e si riesce sicuramente anche a dare delle risposte più celeri. Un altro elemento importantissimo che ci vede lavorare a livello nazionale è quello dell'integrazione del gestionale per la registrazione degli eventi, MyABI. Oggi
lo dico così un po' in maniera semplice, in polizia gira ancora troppa carta. Ecco che grazie a dei nuovi sistemi informatici, grazie alla tecnologia moderna, si riuscirà ad operare senza maggior utilizzo di carta, grazie all'utilizzo mobile, grazie all'utilizzo di nuovi sistemi. Ecco che si potrà partire dall'evento inizializzato dalla centrale comune d'allarme fino a un rapporto di polizia giudiziaria che verrà poi consegnato, senza continuare ad operare con delle attività che spesso e volentieri sono molto lunghe e nelle quali, se si pensa che si passerà da un sistema informatico di oltre 250 formulari a poter gestire il tutto direttamente con il vostro PC, anche a evitare errori, a evitare doppioni e a evitare problematiche che poi fanno perdere tempo e creano anche situazioni non simpatiche. Quindi un elemento che ci vede coinvolti a livello nazionale, è un progetto che fa capo all'armonizzazione dell'informatica di pulizia e proprio nelle ultime settimane abbiamo anche informato sia le autorità comunali sia le polizie comunali della possibilità che quando questo sistema sarà completamente integrato a livello della polizia, ecco che permetterà anche ai nostri partner delle polizie comunali di essere presenti in questo sistema e quindi di poter lavorare ancora di più in rete e soprattutto permettere, ritornando a quanto dicevo prima sul reparto giudiziario 4, di captare anche tutte quelle che sono le informazioni che giungono dalle polizie comunali, che oggi a volte vanno un po' dimenticate, ma ecco che se riusciamo a integrare tutte le informazioni in un medesimo sistema, ecco che ci permetterà di attivarci maggiormente. L'implementazione del centro di competenza del traffico. Penso che tutti ci siamo resi conto del cambiamento e dell'evoluzione del traffico, ricordo solo nel 2011 quando salivo dal Malcantone in direzione Bellinzona, il traffico non era quello che ho trovato nelle ultime settimane, quindi il traffico è qualcosa che lega la Polizia Cantonale, è qualcosa che lega le attività degli enti di primo intervento e proprio nel 2015 quando da centralizzati ci siamo decentralizzati era uno di quegli elementi che ci doveva spingere a dare una risposta importante, perché il traffico oggi bloccato crea uno stop all'economia, crea uno stop a chi va a lavorare, quindi ha anche dei costi suoi e ha delle ripercussioni che sono importanti. È proprio uno di quegli elementi che il Ticino ha riconosciuto e grazie alla creazione di questo centro di competenza sul traffico, vi parlerà poi il maggiore Zambetti di quali sono gli elementi importanti, è uno di quegli elementi che anche nel 2021 ci ha visti lavorare alacremente anche con gli enti nazionali, lavoriamo molto con Ustra e i cantieri che sono attivi sul Canton Ticino, che saranno attivi nei prossimi anni, avranno sì un impatto dal punto di vista del traffico, ma avranno anche di conseguenza un impatto su tutto quello che è il lavoro di polizia. L'incidente di un operaio su un cantiere obbliga la polizia a intervenire, un incidente che blocca il traffico obbliga la polizia ad intervenire, tutta una serie di situazioni che vengono create da questi cantieri e da queste attività, ecco che giocano un ruolo fondamentale e il traffico secondo me è uno degli elementi importanti che ci deve far pensare e soprattutto far pianificare. Quindi questa evoluzione che abbiamo avuto negli anni ci deve obbligare ad analizzare quello che capita oggi, ma soprattutto già a preparare come nel gioco degli scacchi alcuni passi importanti per poter poi reagire, perché quando c'è lo scacco matto dall'altra parte siamo in ritardo e quindi bene o male bisogna dire che grazie ad un lavoro di rete, grazie a un lavoro che non è solamente quello degli agenti al fronte ma è del lavoro completo della Polizia Cantonale, anche nel 2021 siamo riusciti a dare quelle risposte che il cittadino si era prefissato e soprattutto quelle che si attende di risposta e che noi come visione 19 e oggi come visione 2025 abbiamo lanciato anche durante lo scorso anno. Grazie comandante, ora la parola passa al capo gendarmeria Marco Zambetti. Buongiorno anche da parte mia. Nel corso del 2021 i lavori della gendarmeria sono proseguiti nel segno della continuità alle varie novità susseguenti al cambio di vertice avvenuto l'anno precedente e va anche detto come il perdurare della pandemia in alcuni mesi comportato la necessità di rivedere o proporzionare le varie attività. L'operatività è comunque sempre stata garantita grazie alle misure prese e alla buona rispondenza del personale che va in questa occasione ringraziato. Vi è stato comunque un lento ritorno alla situazione corrente, è chiaro comunque come la pandemia ha contribuito a creare un clima di incertezza, inducendo la popolazione a modificare molte delle sue abitudini, in particolare riducendo sensibilmente gli spostamenti. Molti indicatori, ancora moderati nella prima metà dell'anno, si sono comunque progressivamente normalizzati con l'allentamento delle restrizioni.
Le cifre annuali hanno quindi ancora risentito, benché in maniera ridotta, della situazione di eccezionalità vissuta a livello internazionale e restano poco indicative dell'evoluzione futura. Questo è molto importante da ritenere, così come erano le cifre del 2020. La Polizia ha registrato 17.943 infrazioni, ossia il 16,1% in più del 2020, ma sensibilmente inferiore alle 19.877 del 2019. Il controllo del rispetto delle misure sanitarie è stato un compito che ci ha impegnato sull'arco di tutto l'anno. Questo ha fatto sì che abbiamo dovuto segnalare e effettuare 2.800 controlli in collaborazione con le polizie comunali, che hanno portato all'emissione di 324 multe disciplinari per infrazione all'ordinanza Covid-19. Come è stato detto precedentemente, il centro di controllo per veicoli pesanti Giornico continua la sua costruzione a pieno regime. L'inaugurazione è prevista per l'autunno di quest'anno e le attività di cantiere, come detto, sono proseguite incessantemente durante il 2021 con la costruzione di tutti e tre gli edifici e anche la costruzione del nuovo piazzale di stoccaggio e dosaggio dei veicoli pesanti. Tutto questo rientra nella visione 2025 con l'obiettivo di istituire un centro di competenza cantonale per il traffico veicolare. Sempre in questa ottica, il 1° di marzo del 2021 è stata inaugurata la nuova sede della Gendarmeria Stradale di Mendrisio negli spazi dell'ex pretorio, spazi che erano rimasti vuoti dopo lo spostamento della Gendarmeria alla nuova sede del Centro Pronto Intervento di Mendrisio. L'obiettivo è quello di garantire una cresciuta presenza a sud del Ponte Diga di Melide, così da garantire un rapido intervento delle pattuglie in occasione di qualsiasi avvenimento previsto o imprevisto a sud del Ponte Diga di Melide. Per quanto concernono i dati dell'interventistica, anche qui va fatta una premessa. Anche le cifre sull'attività 2021 risentono fortemente della situazione del tutto eccezionale e vanno quindi considerati un'anomalia in ogni futura analisi storica di lungo periodo. Le principali difficoltà operative legate al Covid-19 sono state quelle relative alla gestione del personale di polizia e della logistica. Relativamente ai furti e alle rapine, sul fronte della lotta dei reati patrimoniali, il 2021 ha registrato una stabilità del loro numero. Valori bassi considerati riconducibili all'attuale situazione pandemica. Difatti, 3.499 sono i furti registrati, di cui 576 di veicoli, rappresentano solo un lieve incremento dell'1,8%, 63 casi in più rispetto al 2020, e sono nettamente inferiori ai 4.540 registrati nel 2019. La progressione è stata tuttavia costante nel corso dell'anno e gli ultimi mesi o i primi mesi di quest'anno, del 22, hanno segnato cifre di poco inferiori alla situazione precedente l'emergenza da coronavirus. A livello di lotta alle rapine, il 2021 ha per conto registrato un aumento del loro numero. L'incremento comunque ha fatto segnare cifre di poco superiori alla situazione precedente alla pandemia ed è verosimilmente legato alla fine delle limitazioni di movimento delle persone dovute all'emergenza sanitaria. Nel corso dell'anno sono state contate 39 rapine, come detto precedentemente, a fronte di 23 nel 2020 e 34 nel 2019, che è l'ultimo periodo pre-pandemia.
Queste rapine sono corse prevalentemente sulla via pubblica. Difatti, un solo episodio ha visto coinvolto un ufficio postale e i distributori di benzina rapinati sono stati invece 4. Tutti gli altri sono avvenuti sulla via pubblica. Vi è invece stato un aumento degli incidenti della circolazione stradale, un incremento in particolare dovuto al graduale ritorno a una situazione di traffico intenso post lockdown. Lo scorso anno, infatti, la Polizia Cantonale e le Polizie Comunali sono intervenute per la costatazione di 3.656 incidenti, il 12% in più rispetto al 2020. Di questi, 2.987 con solo danni, 607 con feriti leggeri, un più 12%, e 170 con feriti gravi, un più 2%. Si tratta di cifre leggermente inferiori a quelle precedenti all'emergenza Covid. È stata invece registrata la diminuzione di quelli mortali, 11 in totale gli incidenti mortali, con 12 vittime, è un meno 34%. Le vittime, si tratta di 7 automobilisti, 3 motociclisti, un conducente di e-bike e un ciclista. Tutti conducenti uomini, in età media di 63 anni, con l'unica vittima minorenne di sesso femminile in qualità di passeggero. I controlli della manodopera estera hanno raggiunto quota 788, erano 568 i controlli effettuati nel 2020. Le persone controllate in questo ambito sono state 2.588, di cui 86 sono risultate non in regola e sono state denunciate al Ministero Pubblico. I datori di lavoro denunciati sono stati invece 8, nel 2020 erano 15. Relativamente ai trend sotto la lente, sicuramente abbiamo notato un'ulteriore crescita per liti e risse, e qui gli interventi per aggressione e risse sono ulteriormente appunto cresciuti. La maggior parte avviene sulla pubblica via o all'esterno di esercizi pubblici. Autori e vittime sono in prevalenza giovani adulti di sesso maschile, un terzo circa è minorenne. L'impiego di armi prevalentemente da taglio e oggetti pericolosi risulta comunque limitato. Solo in poche occasioni le vittime hanno riportato lesioni ritenute gravi. I fattori scatenanti sono per lo più futili, in parte riconducibili alle persistenti restrizioni sanitarie legate alla pandemia e in parte accompagnate d'abuso di alcol e droghe. Un fattore positivo è la lieve diminuzione degli interventi per disagi in famiglia. Sicuramente l'informazione al pubblico, la crescente inclinazione delle vittime a denunciare maltrattamenti subiti hanno contribuito negli anni a dare visibilità al fenomeno della violenza domestica. La presa a carico di vittime e autori e una migliore coordinazione dei dossier ha reso più efficace la gestione del fenomeno trasversalmente all'interno dei servizi dell'amministrazione cantonale. Numericamente sono stati 958 gli interventi di polizia in questo ambito, erano 1.105 nel 2020, di cui 207 per reati d'ufficio. Le famiglie coinvolte sono piuttosto equamente distribuite fra partner svizzeri, misti e stranieri. In un caso su 4 il disordine avviene in un contesto di abuso di alcol. La misura dell'allontanamento è stata decisa dall'ufficiale di polizia in 88 casi, mentre in altri 174 l'allontanamento è stato volontario. Va anche detto che il 20% delle 1.495 persone coinvolte è all'origine di più di un intervento nel corso dell'anno. L'incremento di aggressività verso gli agenti.
L'aumento dei casi di aggressività nei confronti di agenti è riconducibile sia al dissenso sulle decisioni delle autorità federali o cantonali, ripetutamente manifestato con cortei autorizzati o non, o raduni nei pressi di siti istituzionali, sia eventi riconducibili al centro sociale Il Molino. Abbiamo comunque notato diversi eventi di aggressività nel corso di queste manifestazioni. Da parte mia è tutto, vi ringrazio e passo la parola. Sì, ora la parola passa al direttore del Dipartimento delle Istituzioni per la conclusione. Grazie mille. Beh, sostanzialmente si può dire che il 2021 è stato un anno, nonostante tutto, tranquillo, non è che ci siano elementi o eventi che devono essere portati all'attenzione, però se penso ai trend da mettere sotto la lente indicati prima dal Maggiore Zambetti, capo della Gendarmeria, dobbiamo davvero fare una riflessione. Uno, la predisposizione comunque a vedere la gente, donna, uomo, di polizia come un bersaglio, già solo per insulti gratuiti. Se monitoro durante il mio viaggio sulla strada cantonale le ACAB scritte sui cassoni delle Swisscom o elettrici di distribuzione, evidentemente sono insulti gratuiti nei confronti di poliziotti, non solo a margine di manifestazioni, ma anche su superfici pubbliche. E qualche anno fa mi ho fatto un richiamo ai comuni di voler rimuoverle, perché vorrei vedere se c'è su tutti i dottori sono bastardi, tutti i docenti sono bastardi. Come significa ACAB? Tutti i poliziotti sono bastardi. Beh, questo è un attacco gratuito che viene tollerato anche dagli enti pubblici locali. E non va bene proprio perché comunque sdogana il fatto che un agente di polizia viene visto come un bersaglio perché rappresenta le istituzioni e rappresenta l'ordine costituito di questa Repubblica Cantone. Gli altri due elementi invece sono due elementi che chiedono coordinamento e specializzazione. Quello nell'ambito della violenza domestica, dove stiamo portando in avanti progetti di miglior coordinamento nell'ambito della prevenzione, nell'ambito della presa a carico sia di vittime che di autori e autrici. Dall'altra parte però evidentemente dobbiamo lavorare sempre di più, come indicava Maggiore Zambetti, nell'ambito della informazione e quindi il fatto di denunciare questo tipo di situazioni non solo da parte di chi è vittima ma anche di chi è vicino alle vittime. La polizia cantonale però deve intervenire, così come anche le comunali, talvolta nel far rispettare le decisioni di altre autorità, pensando alle le autorità regionali di protezione per quanto riguarda i diritti di visita, proprio perché l'ambito familiare è conflittuale non solo nell'ambito violento ma anche e soprattutto nell'ambito psicologico. E non permettere la visita al coniuge dei figli evidentemente è un atto di violenza psicologica, perché vuol dire che ti sottometto, ti tolgo un tuo diritto. Quindi c'è anche questo tipo di dimensione che deve essere monitorata, non è solo la violenza fisica ma c'è anche soprattutto quella psicologica che chiede, come detto, specializzazione ma soprattutto intervento a tutela dei diritti e soprattutto delle persone coinvolte, in particolar modo i figli che vengono utilizzati come strumento di pressione psicologica nei confronti dell'ex coniuge. L'altro è l'elemento dei cantieri dell'edilizia, che è un settore che ci preoccupa, soprattutto se guardiamo il fenomeno a sud del confine. Evidentemente in Italia è diventato un tema, così come la violenza contro le donne è diventato un tema, il problema della sicurezza sui cantieri. Quindi anche qui l'intenzione, lo avete visto nell'ambito del controllo manodopera estera, comunque sono circa 2 controlli al giorno svolti dalla polizia cantonale, ma anche qui ci vuole un coordinamento dei vari attività di controllo, dall'ispettorato alla SUVA, alla commissione paritetica. Dobbiamo creare un gioco di squadra e sarà uno degli obiettivi di questo anno dal punto di vista del direttore di dipartimento, di creare un gioco di squadra, proprio perché dobbiamo evitare che anche da noi il fenomeno possa in maniera permeabile attraverso confine entrare sul nostro territorio e quindi andare a tutelare quello che è la sicurezza economica per le aziende che lavorano in maniera corretta, perché evidentemente di solito i problemi sull'edilizia succedono quando qualcuno vuole speculare, e soprattutto evidentemente la sicurezza di lavoratrici e lavoratori sui cantieri che poi diventano le vittime di incidenti e quindi evidentemente con costi sociali non indifferenti. Grazie direttore, ora la parola passa a voi per le domande. Vi chiedo di utilizzare il microfono, di dire il vostro nome e la vostra testata. Grazie mille.
mi mancava lo stimolo. La ringrazio. No, questo ne ha accennato prima il comandante Cocchi, ma una delle preoccupazioni proprio legate, come voi sapete, a questo flusso di profughi è quello di evitare che finiscano nelle mani di organizzazioni o di malintenzionati, cioè quello della tratta di esseri umani. Ecco, io volevo chiedere la polizia come si sta muovendo in questo senso, se ha stabilito dei contatti a livello internazionale, come in poche parole, insomma, la domanda è come intendete e come state agendo per evitare che appunto che una parte di questi profughi finisca per essere vittima di tratta di esseri umani e quindi oggetto di attenzione per quanto riguarda i minori, soprattutto non accompagnati, di organizzazioni di pedofili e insomma anche lì il giro della prostituzione e via dicendo. Ecco. Grazie Mana per la domanda, è sicuramente interessante ed è uno dei punti che ci ha visti attivi da subito. Cioè, uno degli elementi importanti che appena abbiamo capito dell'arrivo di molti profughi a livello svizzero, ecco che abbiamo cercato di mettere un focus proprio su questo elemento, e se seguite o se avete seguito le ultime settimane abbiamo visto i primi arresti in Polonia, abbiamo visto la Bundespolizei a Berlino informare i rifugiati ucraini sulla possibilità di cadere nelle mani di queste persone, e anche l'Ufficio Federale di Polizia ha emanato delle direttive proprio nell'ambito di siamo attenti, monitoriamo, e anche nell'ambito del lavoro che viene fatto attualmente sia dalla sezione del militare della protezione della popolazione Correa Pedevilla, ma anche dal DSS e tutti questi elementi che oggi vanno a recuperare o vanno ad aiutare i rifugiati, ecco che un occhio di elemento è questo qua. Ci sono state delle situazioni in altri cantoni dove all'interno o all'esterno dei centri di raccolta dei rifugiati, ecco che cominciano ad apparire dei personaggi particolari e che chiaramente la polizia se li conosce, perché comunque noi abbiamo la sezione Teseo, abbiamo tutta una serie di elementi che ci lasciano anche riconoscere eventualmente delle situazioni, ecco che il nostro compito è quello di monitorare, di osservare, e soprattutto è importante anche, e questo è un compito che è delle istituzioni ma anche dei comuni, di capire esattamente dove queste persone sono di casa. Perché chi passa dal PAF, chi passa dai canali ufficiali, dei flussi dove si fanno le richieste per poi ottenere il permesso S, ecco che probabilmente abbiamo una traccia chiara. Chi invece giunge in Svizzera e dà seguito delle richieste particolari, ecco che lì è un compito importante con il controllo del territorio capire dove queste persone sono. E questo è importantissimo. Ed è un elemento che abbiamo da subito attivato ed è un elemento che ci vede attivi proprio nell'ambito della ricerca delle informazioni e dell'analisi. Ecco che il reparto giudiziario 4 anche in quest'ottica diventa interessante e corretto proprio per poter captare, per poter analizzare, per poter fare la famosa lage, quindi la situazione, ecco che abbiamo una situazione che deve essere monitorata, e proprio settimana scorsa anche a livello della conferenza dei comandanti a livello svizzero, uno degli elementi che è stato richiesto ai comuni è proprio quello di centralizzare anche a livello nazionale proprio questa conoscenza del territorio, quindi sapere dove le persone vanno, e soprattutto, e qui ha ragione Manna, il lavoro non è unicamente a livello internazionale, è molto più prioritario il lavoro tra cantoni, e quindi il fatto che la rete delle varie Teseo e la rete dei vari elementi che vanno a detettare, che vanno poi a combattere questo fenomeno, devono parlare tra di loro e devono scambiarsi le informazioni proprio perché dobbiamo anticipare questa situazione. Però siamo, diciamo, sul pezzo ed è un elemento che preoccupa un po'. Possiamo anche dire che la prima serie di rifugiati è probabilmente anche diversa da quella che magari arriverà fra 3 o 4 mesi, perché chi arriverà magari fra 2, 3, 4 mesi avrà un vissuto completamente diverso da chi è scappato nei primi giorni dall'Ucraina. Ecco che il Kosovo ce l'ha insegnato e l'ex Jugoslavia ce l'hanno insegnata, ecco che chi ha vissuto poi anche delle situazioni tragiche ha dei problemi anche suoi psicologici, quindi questo sarà un ulteriore elemento, perché poi diventano ancora più fragili di quello che sono adesso i primi, diventeranno ancora più fragili, quindi qui lo sfruttamento ci sarà, perché non dobbiamo negarlo che esiste, ma qui dovremmo essere attivi a livello cantonale ma a livello anche intercantonale proprio per scambiarci queste informazioni ed essere in chiaro di dove la gente va a finire. Questo è un elemento che ci deve mettere in priorità proprio in quest'ottica.
Scusi, quindi voi chiedete una maggiore collaborazione da parte dei comuni affinché anche da parte della popolazione che mette a disposizione gli appartamenti, insomma, un maggior controllo appunto per quanto riguarda i movimenti popolazione nei singoli enti locali, perché comunicano, affinché comunichino tutti i dati possibili alla per poter dare seguito della popolazione, a un monitoraggio, e per poter fare delle azioni preventive e in caso estremo anche repressive, dobbiamo avere queste informazioni. Quindi nell'ambito dell'istituzione attualmente una delle richieste che viene fatta anche ai comuni è di avere il controllo degli abitanti e quindi di fornire queste informazioni e di sapere dove queste persone vanno anche a finire, soprattutto perché i comuni sono il primo elemento di comunicazione. Quindi chi in maniera volontaria vuole dare a disposizione degli appartamenti e delle case deve annunciarsi ai comuni. Quindi questo è un elemento che è importante e deve essere realizzato in rete. E dopo è chiaro che ci sono sicuramente anche delle azioni da parte di determinate persone che lo fanno senza dire niente, quindi anche qui il fatto di avere un controllo, il fatto di lavorare tra istituzioni deve aiutarci, ecco. Questo è importante. Però deve essere un lavoro di squadra a tutti i livelli, quindi il livello comunale, il livello cantonale e il livello intercantonale confederazione. Esatto. Ci sono altre domande? Se no, conferenza stampa è terminata. Vi ringrazio per la vostra presenza. Buona giornata.